Il nostro Matteo Sterbini per ForzaSanjo.it, l'angolo di Matteo, rubrica seguitissima, tutte le settimane fa tante visualizzazioni e anche questa forse ne farà ancora di più perché, caro Matteo mio, finalmente aggiungo io 3-0 in casa, ci voleva dopo il 4-1 che abbiamo subito domenica scorsa. Fammi un commentino, ma insomma, promossi oggi, a pieni voti, no? Oggi bene, veramente bene. Un Invernizzi devastante. Se, certo. Se Invernizzi guardando così, cioè possiamo anche togliere delle presentazioni. Ecco, nel momento in cui stiamo registrando, non so se Ferretti del Ponsacco, che era a 4 reti, ne ha fatte altre. Però insomma, 4 reti in 5 domeniche, 3 oggi, insomma, servivano, no Matteo? Perché oggi c'era un solo risultato. Ci serviva la vittoria, basta. Potevamo anche giocare male e vincere, andava benissimo. Poi ho visto un San Giovannese che non ha concesso niente oggi, eh? Esatto. Abbiamo avuto 90 minuti noi pallone, sì. e loro non hanno mai passato la palla. Un tiro in porta nel primo tempo sull'1-0, però dai, voglio dire, siamo... Poi devo dire una cosa, anche che, due, vai. Mi preme dirlo, siamo alla sesta partita oggi, sì. Non abbiamo subito gol. E infatti è la prima volta. Siccome ne abbiamo incassati 8 in... 4 partite. Oggi dobbiamo segnalare che non abbiamo subito gol. Hai fatto bene a segnalarlo, però Matteo, da qui in avanti, ora non dico che tutte le domeniche sarà festa come oggi, però insomma uscire già dalla prossima con un pari a Piancastagnaio non sarebbe male. Un allenatore a me molto caro ha detto anni fa, vincere è da vincere. Ecco, bravo. Oggi mi viene da pensare che da oggi per noi sarà un altro campionato. Speriamo, Matteo. Volevo dire anche una cosa. Ora si mi calmate un argomento. Sì. Sabato ricomincia. Esatto. Ricomincia il calcio al 5. Il calcio al 5. Da lunedì è iniziato la campagna abbonamenti. Sì. E voglio dire a tutti gli sportivi di San Giovanni, abbonatevi. Perché anche perché, lo ricordiamo, è un costo irrisorio, sono 40 euro per tutte le partite. E che 40 ora... euro puoi seguire la partita di Coppa Italia, no, di campionato e tutte le partite di Under 21. Che sono, allora, ricordiamo l'Under 21 è sempre un campionato che ci ha tolto molte soddisfazioni. Devo dire che abbiamo fatto i record quest'anno perché... Under 21 è a 12 squadre, sì. Tutte toscane. Hanno levato il Siguglio che l'anno scorso sì, era della Liguria, certo. E hanno messo una squadra di Siena. Vabbè, comunque trasferte anche vicine, dai. Dai. Certo, Matteo le sa tutte, visto? Io ne so tutte. Le so tutte, dillo. Bene, bene. Vediamo. Fra 15 giorni, sabato chiaramente al palazzetto. È una partita molto, molto difficile. Perfetto. Molto difficile. E speriamo di raccogliere insomma le soddisfazioni che abbiamo raccolto quest'oggi. Dai. Pistoia. E infatti. Ciao a tutti. Ciao Matteo, grazie.